cos'è Internet degli oggetti? Internet degli oggetti è un mix di tecnologie più o meno consolidate e innovative che serve per rendere intelligenti luoghi e oggetti. Sono tecnologie di vario tipo e abbastanza comuni, come per esempio le connessioni via TCP/IP, piuttosto che app sviluppate su degli smartphone, oppure dei servizi web, o delle schede dei prototipi realizzate con tecniche di elettronica tradizionali. La parte innovativa è come queste tecnologie e queste componenti si uniscono tra di loro per formare un mix in cui la parte fondamentale è la comunicazione, quindi quello che questi oggetti vogliono comunicare, e soprattutto la parte di interazione con utenti piuttosto che clienti o visitatori di un luogo. Quindi un oggetto intelligente è un oggetto che reagisce alle interazioni delle persone, quindi riesce a capire la presenza, semplifica l'utilizzo, può dare o ricevere informazioni in modo non standard, quindi non è il classico oggetto con il mouse e la tastiera, quindi sono oggetti che non hanno le caratteristiche di un computer o di un telefono, e nonostante questo sono interattivi e anche intelligenti. Un luogo intelligente, quindi un luogo appartenente all'internet degli oggetti, è un luogo che sa guidare i visitatori, li può accompagnare, può segnalare dei percorsi di visita, verificare se ci sono delle situazioni di traffico e quindi deviare il percorso a seconda delle necessità. Internet degli oggetti è un concetto che nasce sperimentalmente attorno al 1999 nei laboratori della Xerox, dove il primo esperimento è stato quello di rendere fisica l'attività di una rete di computer movimentando, attivando un filo che era teso all'interno di una stanza. Quindi più traffico c'era, più il filo vibrava. Il termine invece di Internet degli oggetti è stato coniato dalla società americana Gartner, che si occupa di monitorare e studiare le nuove tecnologie e le nuove tendenze.